Il problema principale è che almeno in Italia i nostri mestieri sono nuovi. Io ho avuto proprio di recente uno stalker e è stata una brutta esperienza. Io purtroppo diciamo che faccio dei mestieri molto diversi, perché io sono un OnlyFanser, ma al tempo stesso sono laureata in storia dell'arte. Quindi in pratica questo mi porta ad esempio dei problemi, cioè credo. Ciao a tutti. Sono l'avvocato Giuseppe Croari e mi occupo da molti anni dei problemi legali dei content creator. Sì, dai, insomma, degli influencer. Guardate, questi hanno un sacco di problemi. Haters, problemi di marchio, problemi contrattuali, problemi con l'agenzia. Tantissimi problemi, molti dei quali non li potete neppure immaginare. Ho fatto alcune interviste proprio per sottolineare la dura vita del content creator. Questi video vogliono essere proprio delle provocazioni sul tema dei content creator, per mettere in luce quelli che sono i maggiori problemi che si hanno nel svolgere questo mestiere. Ciao, benvenuta, ben trovata. Grazie. Grazie di essere qui. La domanda è d'obbligo, anche se la tua fama ti precede. Chi sei, che cosa fai? Allora, io sono Lucilla Materazzi, sono una streamer, content creator e anche influencer. Allora, noi stiamo raccogliendo una serie di testimonianze collegate al tema della dura vita del content creator, perché oggigiorno molte persone credono che basta accendere la telecamera e poi sia tutto rose e fiori. Tu hai mai avuto problemi burocratici, amministrativi, legali nel fare questo mestiere? Allora, diciamo che il problema principale è che almeno in Italia i nostri mestieri sono nuovi, possiamo dire, nonostante lo youtuber, lo streamer esistano da tempo, qua ancora non ho novità. Verissimo. Ad esempio, io con la mia commercialista ho avuto il problema di un inserimento nel codice Ateco, ad esempio. Però per il resto direi che più una certa ansia da prestazione, insomma, il bisogno di essere sempre al top, che può rendere questo mestiere un po' stressante. Invece problematiche connesse ad esempio a ban, strike, copyright? Per fortuna per il momento non ho mai avuto questi problemi, se non qualche volta ho rischiato per il copyright, perché magari facevo delle reaction senza sapere appunto che appartenevano, non so, ad esempio alla Rai o alla Mediaset, però non è mai successo nulla perché erano proprio dei pezzoni piccolissimi. Però ecco, magari ci dovrebbe essere più chiarezza sotto questo aspetto. Certo, certo. Ecco, e invece il rapporto con gli haters com'è? Perché tu sei anche una content creator donna da questo punto di vista, quindi c'è anche sempre il timore della persecuzione, dello stalker. Io ho avuto proprio di recente uno stalker e è stata una brutta esperienza. Più che altro un certo stress dal punto di vista psicologico. Credo. E purtroppo è un rischio, dipende anche molto come ti poni con i tuoi fan. Ad esempio, se cerco di essere sempre molto calorosa, molto alla mano, e questo purtroppo a volte fa prendere delle confidenze non date. Tu fai anche OF? Sì, io ho anche OnlyFans, sì. Ecco, tu sai che adesso ci sono una serie di problematiche collegate al fatto che ci sono dei canali Telegram o dei gruppi Google o quant'altro in cui magari c'è del materiale contraffatto, nel senso che è stato magari estorto o meno o violato rispetto ai diritti del content creator e viene pubblicato abusivamente. Sì. Ti è mai capitato? Ovviamente sì, direi quasi a tutte le content creator. Io per fortuna, non facendo nudo, anche se le mie foto dovessero circolare, non ricevo chissà quale danno, cioè mi dà comunque fastidio, ma non mi dà problemi con l'azienda, con le collaborazioni, eccetera. C'è proprio un punto preciso dell'assistenza di OnlyFans, dove tu puoi segnalare siti, con Telegram è più difficile, e appunto loro cercano di chiudere queste pagine. A me è successo con alcune pagine, tipo su Reddit, eccetera. Bisogna fare delle segnalazioni, su Telegram purtroppo è più difficile. Invece problemi collegati alla libertà di espressione? Io purtroppo diciamo che faccio dei mestieri molto diversi, perché io sono un OnlyFanser, ma al tempo stesso sono laureata in storia dell'arte. Ah. Quindi in pratica questo mi porta ad esempio dei problemi, cioè credo che se in futuro dovessi voler fare l'insegnante, per via di questa mia altra professione, nonostante io non faccia porno o quant'altro, potrebbero esserci dei problemi. Purtroppo questo è un limite. Però sai che ad esempio c'è la possibilità di attivare il diritto all'oblio anche sulle ricerche di Google, per fare in modo, in qualche modo, anche se sia una persona notoria, perfino se si è parlamentari, riuscire a sparire dai risultati di Google. Questa cosa non la sapevo. Ho concetto diverse volte il garante,
della privacy, proprio perché anche se sono una persona notoria, sì, è giusto che uno sia giudicato per quello che sta facendo adesso, non per quello che certo era. Invece per quanto riguarda problemi con l'agenzia, ci sono molte agenzie, specialmente in ambito di OF, che magari prendono le creator, li fanno fare firmare contratti capestro e così via. Ne sento parlare, abbiamo avuto problemi di questo tipo. Agenzie di OnlyFans? Sì, e non solo, anche di altro, però... Diciamo che ho il buon vizio di leggere con molta attenzione i contratti, quindi mi è capitato, purtroppo ci sono molte aziende poco serie, soprattutto in ambito OnlyFans, che propongono questi contratti fasulli dove addirittura chiedono il 60% e già OnlyFans si prende il 20%, quindi ovviamente la creator di contenuti si trova... L'ha vista anche peggio del 60%, eh? Sì, sì, lo so, a me è successo 60%, poi non so, peggio tipo... No, anche 80% abbiamo visto. Non guadagna più niente, no, con 80%. Poi era, diciamo, l'agenzia che ogni tanto diceva poi ti do qualche cosa extra, questo un po'... Io spero che queste agenzie vengano comunque segnalate, che molte ragazzine che magari sono entrate nell'ambiente da poco non lo sanno e possono facilmente essere vittime. Questo video è svolto in collaborazione con creatorservice.it, il coltellino svizzero per evitare i principali problemi della professione. Che tu sia un content creator o un'azienda, parliamone assieme. Pensa da imprenditore e liberati dai problemi ancora prima che nascano. Trovi tutti i miei contatti nell'info box qua sotto. Il mondo di influencer ha bisogno di chiarezza perché è molto più duro di quello che sembra.